Ciao, benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata sul mio canale. Nel video di oggi ti voglio presentare il Kong, che è quell'oggetto qua. È il Kong della marca Kong. La Kong è una marca di giochi per cani, ne fanno parecchi. E, diciamo, il gioco di punta o comunque l'articolo di punta è proprio questo. C'è di diverse misure e di diversi colori. C'è rosa piccolino per i cuccioli, c'è nero un po' più grande per i cani con un morso molto forte, con una bocca grande, tipo Rottweiler, ecco, per esempio. È venduto in una confezione che è questa qua, dove viene anche descritto che si può riempire con un loro spray con dentro della tipo della pasta, simil pasta, mettiamo un po' la telecamera, per appunto occupare il cane. Il Kong viene utilizzato appunto per appagare un po' questo bisogno che il cane ha di utilizzare la bocca, per tenerlo occupato quando è a casa da solo, o per tenerlo occupato anche quando si è insieme al cane. Come si fa? C'è chi inserisce dentro qua, vedete, c'è un buco che oltrepassa, c'è uno più piccolo da una parte, uno più grande dall'altra, e c'è chi mette dentro dei croccantini, però dura molto poco, perché col croccantino, se il croccantino è piccolo, come il cane muove il Kong, il croccantino esce. Io quello che faccio e che ti posso consigliare è di riempirlo di ricotta. Infatti ho qua la mia scatoletta di ricotta, facciamo pubblicità alla Galbani anche, e puoi metterlo nel congelatore per poi dopo un paio d'ore tirarlo fuori e lasciarlo al cane. La ricotta si congela, diventa un po' come un ghiacciolo, come un gelato. Il cane deve occuparsi di, con la lingua, piano piano sciogliere la ricotta e poi scavare all'interno per leccare e prendere tutta la ricotta all'interno. Quindi adesso io ne ho due di Kong, perché ho due cani, Vanity e Diva. Li riempio di ricotta, vi faccio vedere come faccio. Abbasso un po' la telecamera, che così si vede come preparo il Kong. Quindi questa qui è una scatoletta di ricotta da 250 grammi, che riesco a prepararne due con 250 grammi di ricotta. Tra l'altro la ricotta, come latticino, fa benissimo per la produzione di serotonina. La serotonina è il neurotrasmettitore del benessere, della calma, della tranquillità. Va benissimo riempirlo quindi di ricotta anche per cani un po' agitati, o per cani anche che sono un po' fobici, diciamo così, preoccupati dell'ambiente, che hanno delle paure. La serotonina aiuta a migliorare. Quindi adesso io col cucchiaio riempio il primo dei due Kong, schiaccio bene dentro la ricotta, deve poi arrivare e uscire dall'altra parte per essere bello pieno, e faccio così con tutti e due i Kong, prima uno e poi l'altro. Io non ho l'abitudine di lasciare il Kong quando i cani sono a casa da soli, preferisco di no. Piuttosto glielo do il Kong quando ci sono a casa anche io, che magari mi metto al computer a lavorare o mi metto a guardare una serie su Netflix, e come snack, oltre già al pasto che i miei cani fanno, do il Kong. Tra l'altro ti metto qua sotto nei commenti un link dove puoi andare su Amazon e acquistarlo anche tu che stai guardando il video. Lo calco bene all'interno per fare in modo che esca
anche più o meno da sotto, che si vede anche da sotto. La ricotta che mi resta all'esterno la lascio comunque, perché una volta congelata comunque diventa anche quella da togliere. E riempio anche, faccio così anche col secondo Kong. Due cani, due Kong. Ecco qua, i due Kong sono pronti, tutti e due belli pieni di ricotta. Ora li metto in congelatore un paio d'ore e poi li darò ai miei cani. Ci vediamo tra un paio d'ore, no, ci vediamo subito. Taglio chiaramente il filmato, 2 ore in congelatore e poi vediamo come Vanity Diva se li gustano. Ed ecco, sono passate 2-3 ore da quando ho messo i Kong nel congelatore, vediamo ora di darli a Vanity Diva. Vado nel congelatore, li prendo, eccoli qua, eccoli qui, uno, si è tutto bello attaccata la ricotta, e due, eccolo qua l'altro, anche questo tutto bello congelato. Allora adesso andiamo avanti ed io giro la telecamera del... eccole qua, ora siamo in cucina, arriva Diva, ho sentito che prendevo. Vani, ti vieni anche te? Arrivo anche Vani. Ne do uno a Diva, uno a Vanity. Voilà. Adesso vanno a mangiarsele. Vediamo Vanity. Vanity, te lo mangi qua in cucina? Dai, vieni in sala a mangiare, dai. Prende, se lo porta in sala. No, sta in cucina. E Diva invece va nella cuccia e se lo mangia nella cuccia. Mangiatelo tranquilla, Diva. Benissimo. Spero di averti dato un buon consiglio per utilizzare il Kong. Adesso loro per una ventina di minuti, 20-25 minuti saranno occupate. Ti lascio nei commenti, nella descrizione del video, il link per acquistarlo direttamente da Amazon, il Kong. Ti lascio anche il link per entrare nel mio programma di corsi online e approfittare di uno sconto. A presto, una coccola al tuo cane, ci vediamo al prossimo video.